Sono diverse le cose che stanno dietro alla realizzazione di un impianto di smistamento bagagli. C'è l'idea, c'è il progetto, c'è la realizzazione e poi la gestione, che non è indifferente. Tutte cose che richiedono impegno e tempo. È proprio sotto quest'ottica che il nostro nuovo impianto di smistamento è stato realizzato, ma soprattutto un impianto che comunque sia tarato per il nostro porto. Con una potenzialità di 2500 bagagli ora, ha una completa automatizzazione di tutto il processo di trattamento del bagaglio. 4 macchine radiogene, 2 linee di adduzione di check-in, 64 check-in di cui alcuni C-check ampliabili in futuro, nonché linee di terzo livello e 3 caroselli per la spedizione dei bagagli, fanno sì che il nostro aeroporto possa, da questo momento in avanti, gestire fino a 10 milioni di passeggeri. Il processo di trattamento dei bagagli ha inizio nell'area di accettazione, dove il passeggero, dopo le operazioni di check-in o di drop-off, deposita il proprio bagaglio sui nastri bilancia. Ci troviamo alle spalle delle isole check-in, in quelle che sono le 2 linee di adduzione al cuore dell'impianto. Grazie a queste 2 linee, tutti i bagagli delle 3 isole presenti in area accettazione vengono convogliati all'interno del fabbricato per il trattamento vero e proprio. Una volta dentro fabbricato, i bagagli delle 2 linee sovrapposte procedono verso le macchine X-ray per i controlli di primo livello. A distribuire bagagli verso le macchine radiogene ci sono dei dispositivi di ultima generazione, chiamati diverter o più comunemente deviatori, che permettono di evitare congestioni sulle linee di controllo, ottimizzando la suddivisione dei bagagli tra le macchine disponibili. All'interno delle macchine radiogene, a monte o a valle, sono posizionati i ponti scanner che permettono la lettura delle etichette bagagli. Ogni bagaglio, per effetto di un retino a raggi infrarossi, viene codificato mediante la sua etichetta ed indirizzato al carosello di destinazione. Quando il controllo di primo e secondo livello non risulta sufficiente, il bagaglio viene indirizzato al piano terra, dove, grazie alla presenza di altre 2 macchine radiogene, subisce un ulteriore controllo automatico di terzo livello e da parte degli operatori all'interno della control room di quarto livello. Se il bagaglio viene ritenuto pulito, risalirà quindi al primo piano per completare la fase di trattamento interrotta. Ultimati i controlli di sicurezza, il bagaglio viene così inviato ai rispettivi caroselli di prelievo, non prima però di essere passato dalle postazioni di lettura manuale, qualora e solo nel caso in cui l'etichetta non fosse stata correttamente letta. Il controllo del buon funzionamento dell'impianto avviene all'interno della supervisione, dove un software di gestione unito ad un sistema di telecamere permette di monitorare il sistema e di intervenire lì dove si presenta il problema, incastro, rottura o anomalia varia. Dopo la fase di trattamento i bagagli arrivano al piano terra, dove vengono convogliati sui 3 caroselli grazie a dei sistemi innovativi di Cochlear che permettono al bagaglio di arrivare su 2 punti differenti dei caroselli stessi. In questo caso i bagagli verranno poi prelevati dagli operatori che, caricandoli sui carrelli, li porteranno sotto bordo e in futuro, con un sistema automatico di riconcilio, daranno anche la situazione in tempo reale a chi sta sotto bordo per il caricamento sull'aeromobile. In definitiva, qui avviene la fine di quello che è il processo di trattamento del bagaglio, dove, dopo aver percorso circa 5 km di tappeti ed essere stato assoggettato a un lavoro di circa 350 motori, il bagaglio viene spedito all'aeroporto di destinazione.